signori vi dia pace. Vogliamo anche questa sera fare la nostra, vivere la nostra preghiera in queste giornate stupende primaverili. Ecco, abbiamo da lodare Dio anche per la natura, perché veramente, anche se fa un po' di caldo, che sembra eccessivo perché sono i primi caldi, ma se guardiamo tutto attorno a noi, la fioritura, la vita, il verde dei prati, le piante, tutto sono questo sbocciare di vita, di colori, di profumi. Ecco, la natura che vive il suo giro naturale, che osserva le leggi di Dio, che non ha il peccato, ecco, la natura che è naturale, loda, benedice Dio, fa presente Dio, fa sì che il Signore veramente possa regnare e trionfare. Ed è veramente una gioia vedere la bellezza dei fiori, la varietà dei fiori, la quantità anche, questa vita che esplode. Ecco, in questo contesto, il tempo pasquale, che ci fa presente l'apice della vita cristiana, la maturità del cristiano, ci fa ricordare, meditare tutto il tempo pasquale, quello che è il mistero pasquale vissuto da Gesù Cristo, la passione, morte in croce, risurrezione. Questo mistero pasquale è ricevuto, donato a noi nel battesimo, che dopo è l'essenza del mistero pasquale, proprio la vita nello spirito, la vita nell'amare. Ecco, senza essere stati lavati dal peccato, purificati dal peccato, perdonati dal peccato, noi non potremo mai vivere la vita battesimale, il mistero pasquale, perché non avremo lo Spirito, non avremo l'amore stesso di Gesù Cristo. Invece Gesù Cristo ce l'ha dato gratuitamente. Ecco, sono valori questi che ripetiamo spesso, perché è importante che li teniamo presenti, perché questo pregare anche serve per approfondire sempre di più attraverso la parola quello che è il valore del mistero pasquale, della vita pasquale, che è la vita del cristiano. Perché allora possiamo capire la bellezza di novità di vita che porta Gesù Cristo. È vivere ogni momento il mistero pasquale, passare da quella morte, da quelle tenebre, da quella schiavitù, passare alla libertà, alla luce e all'amore, che è un mistero divino donato a noi uomini. Ecco, il segreto di questo pregare è specialmente ascoltare. Non si capisce ragionando. La parola ci manifesta qualcosa, ma la vera sapienza del mistero pasquale la riceviamo proprio dal considerare il mistero pasquale che ha vissuto Gesù Cristo. È sempre una ripetizione del Kerib. Gesù Cristo che è morto in croce, che è risorto, che ha dato a noi la vita nuova, perdonandoci il peccato, donandoci lo Spirito. E questo lo si accoglie ascoltando, lasciando che entri in noi, facendo veramente una povertà, un vuoto interiore profondo, proprio perché questo vuoto interiore deve essere riempito dallo Spirito di Gesù Cristo, dall'amore di Gesù Cristo che muore in croce per noi. Muore per amore, è la testimonianza dell'amore massimo. Ecco, tutte parole in più che possiamo dire, ma anche il ricordarcele serve per poter credere, aprire il nostro cuore a Gesù Cristo, aprire il nostro cuore al Vangelo, perché questa è la via maestra, è la verità che Gesù ci insegna e ci dona, ed è la verità dell'essere cristiani. Essere cristiani non è diventare Presidente della Repubblica. Può essere anche un cristiano Presidente della Repubblica,
ma non è questa grande autorità che dà valore al cristianesimo. Cristiano è grande anche uno che, diciamo, umanamente, socialmente è molto, molto, diciamo, ordinario. L'importante è che abbia nel cuore lo spirito, che abbia nel cuore l'amore, che si senta perdonato dei propri peccati. Questo diventa vero cristiano perché ha il potere di vivere una vita diversa e può anche annunciarla agli altri. Ecco, vogliamo veramente invocare lo Spirito Santo perché venga Lui a illuminarci, venga Lui a svelarci il mistero pasquale, venga Lui a dire a ciascuno di noi: guarda che Dio ti ama a tal punto che anche tu puoi avere questo grande dono del mistero pasquale nel tuo cuore, nella tua vita. Allora la vita è tutta diversa, perché se viviamo al mistero pasquale viviamo con Dio. Vivere con Dio vuol dire essere facilitati su tutto. Se invece siamo da soli dobbiamo un po' arrangiarci, che è tutto diverso. Ecco, invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi, è già qui in mezzo a noi, però che entri nel nostro cuore, nella nostra mente e ci disponga a cogliere questi grandi misteri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. Ci vogliamo sedere un po'. Ecco, viviamo questo momento di preghiera, adorando il Signore e ascoltando la sua parola, proprio col cuore aperto e anche gioioso, anche curiosi per scoprire cosa Dio ci dona stasera. Perché tutto il tempo di Pasqua è un tempo per riscoprire la Pasqua, perché poi possiamo viverla. Noi tante volte viviamo così istintivamente anche queste festività. Si celebra la festa, si va anche alla messa grande, si fa la magnata e dopo tutto è finito. Ecco, io non so quello che ricordiamo noi del tempo pasquale che abbiamo vissuto quest'anno. Ormai siamo alla quarta domenica, siamo già vari giorni che viviamo il tempo pasquale. Come lo viviamo? Che segni è che abbiamo scoperto più di l'anno scorso? Tante volte cose che facciamo, ma che finito il gesto, finito il rito, è finito tutto. Invece occorre scoprire, perché dobbiamo veramente gioire la gioia pasquale, dobbiamo veramente scoprire sempre di più cos'è vivere da risorti, per poi viverlo concretamente. Cioè questo crescere, importante che ci sia. Scoprire anche il mistero pasquale della croce gloriosa. Croce com'è? Può essere croce gloriosa, eppure la croce di Gesù Cristo è gloriosa, perché è il massimo dell'amore. Non è soffrire, è amare. Uno che ama non soffre. Ecco, sentirlo, annunciarlo, ascoltarlo, per poi che entri nella nostra vita quotidiana. Perché è allora che la Pasqua dà senso e ci aiuta a prepararci anche alla Pentecoste in forma più profonda, perché capiamo che capiamo poco, capiamo che, comprendiamo che la nostra testa, il nostro essere umano arriva fino a un certo punto, dopo basta. Ecco che abbiamo bisogno di chi? Dello Spirito Santo, perché venga a illuminarci. Non viene fatto niente a caso nella liturgia, la Chiesa è molto sapiente. Ecco perché è importante scoprire anche la parola di Dio di queste domeniche, perché piano piano ci dà delle sfumature diverse, perché noi possiamo sempre di più capire ciò che ha fatto Dio, ciò che ha fatto Gesù Cristo, lo Spirito, il Vangelo, l'annuncio, che da un niente, un,
vivere pagano oppure un vivere israelitico molto, molto rilassato, ecco che con Gesù Cristo inizia la nuova Chiesa, no? I cosiddetti cristiani, il cristianesimo, dai quali siamo anche noi perché battezzati. Noi vediamo che questa vita di battezzati, che inizia con il battesimo, riceviamo nel battesimo il mistero pasquale. Vedete che anche ripeterlo non fa male. Cos'è che riceviamo nel battesimo? Lo Spirito, che è quello che ci aiuta a vivere, l'amare, è quello che ci aiuta, lo Spirito che ci aiuta a amare. Però dobbiamo essere puliti dai nostri peccati, e con la confessione, e con l'Eucaristia, l'esultanza dei primi cristiani nell'Eucaristia. Perché? Perché c'è la rivelazione del mistero pasquale, che i cristiani lo possono vivere. E noi vediamo come i cristiani, illuminati dallo Spirito, con la potenza di Dio, di Gesù Cristo, creano e le prime comunità cristiane, che vivono veramente piene di Spirito, piene di amore, chiedendo perdono al Signore i propri peccati. Ecco, è questo quello che il Signore vuole fare di noi. Ecco, se noi guardiamo, per esempio, anche il nostro vivere questo tempo pasquale, cosa ci ricordiamo noi delle palme? Ci ricordiamo della palma? Ci ricordiamo di quel ramo d'olivo che abbiamo ricevuto? O è tanto un rito fatto così, dopo buttato via o bruciato o appeso là su un muro, ma dopo non ci si pensa più? Invece la palma e l'olivo è un segno profondissimo. La palma per i primi cristiani era proprio il segno, sta attento che l'essere cristiano sul serio, vivevano in tempo di persecuzioni e il cristiano viene portato al martirio, anche cruento. La palma dopo è anche rappresenta e ci fa presente il nostro martirio quotidiano, il nostro vivere quotidiano, perché vivere da cristiani sul serio è proprio un dare la vita per gli altri, no? Non pensiamo a martirio, solo soffrire, è proprio dare la vita quotidianamente dal mattino fino alla sera. È la vita del cristiano, è la vita del battezzato, è la vita di colui che vive con Spirito, che ama. E ama sempre, non ama mezz'oretta e dopo basta, oppure ama l'amico e dopo basta. Il cristiano proprio affronta tutta la giornata con Spirito e con amore, e anche chiede perdono al Signore dei peccati che commette per esserne purificato. Questo è molto importante ripeterlo, perché se no non capiamo niente, no, della Pasqua. Si pensa al sole, la primavera, è bellissima la primavera, ma la natura fa il suo compito, ma noi neanche la guardiamo, guarda, neanche ci preoccupiamo di fare un giretto sui monti qua, oppure anche in campagna, o fermarci di fronte a un fiore, all'erba, a queste piante fiorite che sono l'esplosione della vita. Che ci fermiamo. Perché? Perché la mentalità dei nostri tempi è proprio laica, no? Pagana, non è cristiana. E abbiamo tutto da riscoprire, ecco perché abbiamo da riscoprire il senso pasquale, la luce pasquale, la potenza pasquale e tutti i doni pasquali che Dio vuole donarci. Pensate a riscoprire il Giovedì Santo, non è fare solo la cerimonia il Giovedì Santo, ma è un vivere costantemente il Giovedì Santo, lavarci i piedi, il celebrare l'Eucaristia, il cibarci di Gesù Cristo, costantemente deve essere, per poi vivere in pienezza il Venerdì Santo. Il Venerdì Santo non è passato lì, poverino Gesù che muore. Il Venerdì Santo è ogni giorno che ci chiama a amare, amare, e ci chiama a amare tutti, anche i nostri nemici, anche coloro che ci fanno del male, che ci umiliano. Ecco, questo salto di qualità il Signore vuole aiutarci a fare. Ecco, riscoprire la Pasqua, riscoprire il tempo pasquale. Altrimenti anche la notte di Pasqua, io non so cosa abbiamo gustato, niente. E anzi, forse è stato troppo lunga perché c'erano troppe cose.
ci siamo stancati, perciò non abbiamo capito niente del racconto della parola di Dio, dell'esultanza, dei battesimi, non so, del dialogo dei bambini con i genitori e poi l'Eucaristia Pasquale. Ecco che occorre riscoprirla per poterla vivere, per poterla anche gustare, perché allora questo tempo diventa favoloso anche per noi. Anche le letture di questa settimana sono stupende, no? Ci parlano sempre del mistero pasquale, Gesù Cristo che è chiamato a essere e morire in croce, a vivere la passione. Gesù Cristo, come dice la prima lettura, è quella pietra che è stata scartata da voi, costruttori, che è diventata pietra d'angolo, testata d'angolo. Capire, comprendere questi grandi messaggi, cosa vuol dire pietra scartata? Io penso che tutti abbiamo fatto esperienza di essere stati trascurati, scartati dagli altri, non stimati, non valutati. Tutti possiamo aver fatto questa esperienza. Ma chi è che ci insegna che questa esperienza fatta dagli uomini, che ci hanno scartato gli uomini, diventa la strada maestra per diventare pietra viva, risorta? Solo Gesù Cristo. Il mondo non ci verrà mai a dire questo, anzi, ti prende in giro ancora queste cose, credi. Caro, bisogna farsi furbi, bisogna saper fare, altrimenti ti pestano. Invece Gesù Cristo non bada agli altri, non bada alla cattiveria, non bada neanche a tutte le fesserie che vengono dette. Invece ci presenta, guarda che la strada maestra è proprio che tu sia scartato in nome di Gesù Cristo. Cristiano vero, dove va? Sarà sempre accantonato, sarà sempre scartato, sarà sempre, diciamo, anche eliminato. Perché? Perché disturba, perché non gioca come gli altri, non gioca come gli altri. Cristiano ama su serio, è pieno di spirito, crede a Gesù Cristo, si appoggia a Gesù Cristo, ha fede. Non è sempre là che dice non è giusto, non è giusto, è una lagna continua. È terribile vivere così. Questi sono i pagani e siamo anche noi spesso tra i pagani, perché invece di vedere la mano di Dio anche nei contrattempi, noi subito ci scagliamo contro e facciamo fine mondo. Ecco che il mistero pasquale entra in tutte queste letture, no? Che dopo le ascoltiamo. Anche la seconda lettura che ci parla che Gesù Cristo è, per merito suo, per merito del mistero pasquale che vive, anche noi siamo chiamati ad essere figli di Dio, gratuitamente. Gesù ci ha guadagnato perché ha vissuto lui il mistero pasquale, ha vissuto lui la passione per noi ed è risorto e ci dice: vedi che la strada della croce ti porta alla risurrezione, ti porta alla vita, ti porta alla capacità di amare, ti porta veramente a vivere sul serio, essere un cristiano in piedi, coraggioso, senza aver paura neanche delle persecuzioni. Allora diventa cristiano umile, mite, mansueto, pieno di tenerezza. Anche quelle altre immagini che abbiamo già visto, no? Come agnello portato al macello. Pensate un po' che immagine fortissima. Il cristiano è come un agnello è mite, è mansueto, non ha violenza l'agnello. Ecco, proprio questo agnello lo portano al macello perché si è scottato. Il cristiano ha quello, diventa l'uomo mite, umile, semplice, ma fortissimo nell'amore. Fortissimo nel donare la vita agli altri, fortissimo anche di non scoraggiarsi di fronte all'offesa, di fronte all'umiliazione, di fronte ai nemici, che ha la forza di rispondere al male col bene. Vangelo, perché ci invita sempre a amare i nemici? Quanta insistenza su questo amore al nemico? Perché il cristiano ama tutti e ha la presenza di Dio in se stesso se sente in sé la capacità di perdonare, di amare anche i nemici.
È opera di Dio questa, ecco perché il mistero pasquale è divino, non è umano. Però il cristiano diventa testata all'angolo, perché? Perché è vero che è scartato dagli uomini perché disturba, gli uomini non possono fare più quello che vogliono, perché c'è uno che ha rotto la catena, ha rotto, non vuole essere disonesto, non vuole imbrogliare, vuole essere onesto, e questo rompe i piani dei malvagi. E allora lo elimina, lo scarta. Il cristiano però scartato diventa testata d'angolo, perché tutti guarderanno lui, tutti diranno era onesto, era buono, era l'uomo che ci voleva. In tante parti dopo riacquistano, riprendono luce e si appoggiano su questi cristiani che veramente fanno un mondo di bene. Ecco che il cristiano annuncia agli altri che la strada non è la violenza, ma è l'amore, la misericordia, il perdono. Ecco, ci sono tante altre riflessioni che possiamo fare. Come anche mette in evidenza il Vangelo, che è stupendo anche questo, un Vangelo che conosciamo moltissimo, che è quello del buon pastore. Non è tanto un raccontino delle pecorelle, il buon pastore, così un raccontino agricolo, no? Diciamo campagnolo. No, non c'entra niente. Qui c'è l'immagine della pecora che è l'agnello portato al macello, è Gesù Cristo. Il gregge sono i cristiani, tutte pecore. Guardate che non è facile fare la pecora. E vogliamo essere orse, leonesse, iene, poderose che sanno dire la sua e vincere, vipere. E invece il Signore no, il gregge. I gregge sono tutti agnelli, tutti persone miti, mansuete, umili, che scoprono la vita del cristianesimo, la vita di Dio, che è la vera vita. Che sarà quella che porta la pace nel mondo. Non è la guerra che porta la pace nel mondo. La guerra suscita altre guerre. Ma è proprio il messaggio di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Lui, il vero agnello, che ha tolto il peccato del mondo, che è morto in croce per noi. Ecco che allora è lui che diventa il buon pastore e dice, ho fatto io l'agnello prima di voi. E voi, ecco il gregge che diventa sempre più numeroso, ecco diventate agnelli per dare la vita per il mondo. Dare la vita che è dire dare amore, dare perdono. Ma nel quotidiano non occorre che vengano i persecutori con la scimitarra a tagliarci la testa. Ma nel quotidiano nostro, in famiglia, con noi stessi anche, amarci, volerci bene. Scoprire il bene che siamo, che abbiamo, per poi donarlo agli altri. Il cristiano è quello che scopre la ricchezza che ha e che dona agli altri. E la dona gratuita, come gratuitamente l'ha ricevuta. Ecco, potremmo proprio sottolineare tanti altri aspetti, no? Gesù il buon pastore, qual è l'apice del buon pastore? Dare la vita per le pecore. Solo Gesù è capace di dare la vita per le pecore. Solo Gesù può dare alle pecore, al gregge, la capacità di dare la vita, di lasciarsi uccidere per gli altri, diventare anche cristiani, pecore condotte al macello. Leggiamo i quattro canti del servo di Yahweh di Isaia che ci fanno un mondo di bene, ci aiutano a capire tante cose. È la vera sapienza, non è che ci racconti noi barzellette. No, è la vera sapienza. L'uomo vale in quanto sa essere umile, semplice, mite, che sa dare la vita per l'altro, gratis, senza guardare in faccia a nessuno, senza sì, senza ma. E questa fortezza Dio ce la dona a noi. Pensate quanti inganni abbiamo nella testa, no? Quante scuse, quante cose inutili che abbiamo. E perdiamo di vista quello che è la vera liberazione dal peccato.
ci fa buttare via tutte le scuse e ci dà un cuore buono, capace di amare. Tanto che la gioia viene dall'avere la capacità di amare. E chi ce la dà? Solo Gesù Cristo. E ce la dà in abbondanza. Ecco la preghiera allora di stasera. Facciamola proprio per noi. Perché il Signore faccia di noi creature nuove nel cuore. E preghiamo perché questo annuncio possa essere donato a tutta l'umanità. E preghiamo proprio perché domenica, anche la giornata delle vocazioni, possa suscitare tante vocazioni, sia per diventare presbiteri o religiosi, persone che si consacrano a Dio, però seriamente, non con la superficialità che c'è adesso. Il Signore risuscita. Noi possiamo essere collaboratori con la nostra preghiera. Ecco, allora riceviamo qui in mezzo a noi proprio Gesù, che ci fa figli di Dio gratis. Ci apre il cuore e quanto più il nostro cuore è aperto, la nostra mente è aperta, il nostro vivere è disponibile, tanto più ci riempie dei doni pasquali. Ecco, cantiamo per ricevere Gesù qui in mezzo a noi. Ecco, ci vogliamo sedere per stare nel miglior modo possibile di fronte a Gesù e ascoltarlo. Ascoltiamolo col cuore, con la mente, con gli affetti, con tutto noi stessi. Stiamo qui, pensiamo anche ai segni pasquali, la palma, l'ulivo, tutti la croce gloriosa, l'acqua battesimale, il battesimo. Ricordiamo anche il cielo pasquale, è questo simbolo bellissimo che noi tante volte ci fermiamo alla figura e non guardiamo quella fiammella in cima. Là. Vedete che trema sempre, balla sempre, o spesso. Un bambino mi ha detto, sai Emilio, perché quella fiammella là continua a tremolare? Dico, perché? Perché nessuno la guarda, attira l'attenzione, perché lei l'importante, non è il cielo. Oh, ma questo ha studiato teologia gregoriana di Roma. A Roma questo non viene insegnato, perché non sanno neanche. Un bambino me l'ha detto, trema, perché vedi, le altre sotto sono ferme. Ma lui è il principale. Bellissima questa spiegazione. Tira l'attenzione perché guardiamo lui, perché quella fiammella lì è il simbolo della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco, il cielo ha un valore enorme, non per la cera o le pitture che sono fatte. Certo, se sono fatte belle, sono anche belle. Ma quello che è l'essenza del cielo è la fiammella. Non sta mai ferma, dice guarda me, che io rappresento Gesù Cristo risorto, che sono risorto anche per te e che voglio essere quella fiamma d'amore acceso nel tuo cuore perché tu riesca a amare. Ecco, questo primo momento allora di adorazione, pensiamo a noi come viviamo questo tempo pasquale. Se è tutto finito, se non ci ricordiamo più, oppure se dentro di noi riviviamo con la parola, riviviamo con l'Eucaristia, riviviamo pensando al nostro battesimo, perché lo possiamo vivere costantemente. Ecco, guardiamo quel cielo che ci dice, è vero, Cristo è risorto e ti aiuta a vivere il mistero pasquale momento per momento. Allora diventa la vita cristiana. Ecco, vogliamo ascoltare questa prima lettura che è tolta dagli Atti degli Apostoli ed è, sono quei brani che sono avvenuti dopo la discesa dello Spirito Santo, perciò troviamo già una realtà di vita cristiana che è già numerosa e molto anche dinamica e che sta diffondendosi in tutta Gerusalemme. E questo brano è un brano potentissimo perché ci aiuta attraverso le parole di Pietro
capire che quella guarigione di quel malato, di quello storpio, non è opera loro, ma è opera di quel Gesù, nel nome di Gesù, che voi avete ucciso sulla croce, che avete crocifisso. In nome di quel Gesù questo uomo è guarito. E qui Pietro, annunciando il Kerima, annuncia una mentalità totalmente diversa. Non è possibile che quel crocifisso, crocifisso da loro poi, possa avere questo potere. Quello è morto e basta. Invece no. Proprio quello è risorto. Quello ha il potere di fare miracoli. Quello ha il potere di cambiare il tuo cuore. È la pietra scartata che diventa testata d'angolo. Gesù è stato scartato dagli uomini, ucciso, così è finita, hanno detto. Invece non è vero. Questa pietra scartata dagli uomini è divenuta testata d'angolo, esaltata poi da Gesù, da Dio Padre. È con una mentalità questa che noi non siamo abituati. Se facciamo l'esempio quando ci scartano, no? Quando non ci stimano, quando ci mettono in un cantone, quando ci isolano, si sta male e noi in genere ci chiudiamo, stiamo male. Quando invece è la strada maestra per crescere. L'essere scartato dagli uomini per il nome di Gesù Cristo è la strada per crescere, che è la strada della croce. Essere anche trattati come Gesù Cristo nella passione, offesi, umiliati, disprezzati, metteteci tutti gli aggettivi che vogliamo. Strada dell'amore, strada dell'amore, e questa strada porta a che cosa? A essere dei risorti. Solo chi ama è risorto. E la strada dell'amore non è un bacetto, non è i tanti abbracci che ci diamo, per amor di Dio, buonissimi, quando sono buoni, buonissimi, perché è un amore umano che magari ce ne fosse tanto, ma l'amore cristiano è totalmente diverso. È la misericordia, il perdono, di amare il nemico, di amare chi ti perseguita, amare quello che ti calunnia, che ti offende, quello che ti scarta, amarlo. Oh, quello è cristianesimo. Questo Gesù Cristo ce lo vuole donare. Ascoltiamo questo brano. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Preghiamo insieme con il Salmo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Insieme. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che cantare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai miei costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio, ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, rendete buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Accogliamo questa bellissima lettura, anche se per noi è difficilissimo capirla, capiamo sì le parole, ma la sapienza profonda, se non ce la svela Dio, non capiamo. Allora questa preghiera proprio accogliamola e ripetiamo con calma: Signore Gesù, abbi pietà di me, fammi capire questa sapienza, la sapienza di questa lettura. È fondamentale per il nostro vivere quotidiano. E Dio ce la svela, ci dona il suo spirito perché la possiamo capire e anche vivere. Il brano della lettera di San Giovanni, che è la seconda lettura, è un brano molto bello anche questo, anche se è un po' più difficile da comprendere, che mette in evidenza il frutto della vita cristiana delle prime comunità. Cioè vivono nell'amore, vivono nella misericordia, vivono nella gioia di volersi bene, di sentirsi amati. E si trovano di fronte a un mondo pagano, diciamo, pieno di odio, pieno di violenza. E naturalmente il mondo rifiuta, come ha rifiutato Gesù Cristo, il mondo rifiuta anche i cristiani, con le persecuzioni di quel tempo. Questo mette in evidenza una cosa, di non aver paura di essere cristiani, anche di non essere accolti, di essere scartati, perché anche Gesù Cristo è stato scartato. Allora questo ci aiuta a fare un salto di qualità nella nostra maturazione cristiana. Non è essere osannati, stimati, accolti, non so, sbordati di lode che vale. Essere invece figli di Dio. I cristiani sono diventati figli di Dio in forza del battesimo e in forza della vita dello Spirito e dell'amore che è in loro. E questo è quello che Dio vuol dare a noi. Diventare anche noi figli di Dio, che non è la teoria. Tutti dicono, sei battezzato, sei figlio di Dio, sei a posto. Non è vero. Tu sia battezzato un dono ed è l'inizio della vita cristiana. Ma bisogna vedere se vivi il battesimo per essere figlio di Dio adesso. Che se non viviamo il battesimo non siamo figli di Dio. E se non siamo figli di Dio non siamo cristiani. Forse lodati, stimati dagli altri, ma non siamo cristiani. Vero cristiano, figlio di Dio, che è pieno di spirito, che è pieno di amore, come Gesù Cristo, sarà scartato perché disturba, non gioca come gli altri, non appoggia le disonestà che gli altri possono fare e che dopo può fare anche lui. Invece il cristiano mette in evidenza i valori del Vangelo, i valori di Gesù Cristo. Fondamentalmente è sempre il mistero pasquale che abbiamo ricevuto nel battesimo. Ecco, accogliamo questo brano, anche se è breve, e attendiamolo proprio con cuore aperto, perché è avvenuta a Gesù Cristo la stessa cosa.
che lui è stato scartato, ma il Padre non solo l'ha valorizzato sulla croce testimoniando l'amore, ma l'ha fatto risorgere dai morti per dire: questa è la strada della vita, per vivere da risorti sempre. Ascoltiamo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio. Poi lasciamo che questa parola, come la prima lettura e anche il Salmo, entri noi in noi. Diciamogli proprio: Signore Gesù, abbi pietà di noi, sia perché lo capiamo poco, sia perché lo viviamo ancora meno, ma perché Lui con pazienza ci apre il cuore e possiamo veramente ricevere la luce, che Lui sveglia a noi questo mistero di sapienza, l'essere scartati dagli uomini perché sei con Gesù Cristo che ti insegna l'amore, essere scartato perché non fai il cattivo come gli altri, ma ami, perdoni, sai resistere al male col bene, sai amare anche i nemici. Ecco, lasciamo che il Signore ci doni questo grandissimo insegnamento, questa grandissima luce, un segno forte della Pasqua e del tempo pasquale, proprio il segno dell'agnello portato al macello, il segno del gregge, del buon pastore. Gesù Cristo che è il Salvatore, che è il Liberatore, che è il buon pastore, che dà la vita per le pecore. E che il cristiano, il battezzato che vive il suo battesimo, riceve i valori, i doni, le qualità della pecora, la mitezza, la tenerezza, la semplicità, la fortezza anche. Non è forte fisicamente per difendersi, ma la fortezza dell'amare, del donarsi agli altri. Ecco, tutte immagini che ci aiutano a scoprire il nostro vivere, il nostro tempo pasquale, per poi viverlo. Perché la gioia pasquale non viene da chissà che cosa, dalle feste normalmente, ma viene proprio da questa gioia interiore. Buon pastore che è Gesù Cristo, che dà la vita per le sue pecore. Vuole che anche le sue pecore diventino quel servo di Yahweh scartato dagli uomini, ma non da Dio. Buon pastore che conosce le sue pecore. Ecco, Dio, Gesù, conosce ciascuno di noi e continua a dare la vita per ciascuno di noi, perché possiamo veramente avere quel cuore nuovo dentro di noi, per poi donarlo agli altri, annunciare che è possibile per tutti, perché il mistero pasquale è vissuto da Gesù per tutti e lo vuole donare a tutti. Ecco, vogliamo con gioia cantare l'Alleluia e ascoltare bene questo brano di Vangelo. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto del Padre mio. Parola di Dio. Ecco, vogliamo vivere questo momento di adorazione proprio pensando al buon pastore, pensando che il buon pastore vuole fare di noi veramente pecore vere, mansueti, miti, umili, fortissime nell'amore e nel bene. Con questa immagine che possa entrare in noi, possiamo riscoprirla nel nostro vivere quotidiano, che è meglio rispondere al male col bene che non con l'odio, con la falsità, eccetera. Con la parola viva, efficace, vuole che diventiamo veramente un cristiano che sia in piedi. Piedi non perché è violento, ma in piedi perché ama, perché è mite, mansueto, umile, perché è libero, perché ha la misericordia di Dio in se stesso e la vuole donare a tutti. Ora siamo che questo Vangelo e questa parola di oggi, che è grandissima e potente, ci aiuta a scoprire sempre di più il mistero pasquale nel nostro vivere quotidiano, ecco, entri in noi e rimanga in noi, perché dopo sarà Dio che ci aiuta a viverla. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E buonanotte a tutti. E arrivederci a venerdì prossimo.